Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti in questa nuova giornata dal vostro Nicola De Lucia. Oggi pubblico subito perché comunque poi subito dopo l'ora di pranzo sarà una full immersion fuori da casa per vari impegni, quindi meglio farli ora i video che più tardi. Allora, l'ultima puntata di NXT ci ha dato altri riferimenti indispensabili, importanti in vista del prossimo takeover di NXT e come vedete dall'immagine di copertina del video, questi due ragazzoni, ovvero Adam Cole e Tommaso Ciampa, si affronteranno al pay-per-view. Con in palio il titolo massimo di NXT, detenuto da Adam Cole già da un bel paio di mesi, mi pare già 6-7 mesi. E altra cosa importantissima, i vincitori del torneo Dusty Rhodes edizione 2020, che sono stati i Broserweights, ovvero Matt Riddle e Pete Dunne, che hanno battuto nella finalissima del torneo i Grizzly Young Veterans e quindi hanno avuto il pass ufficiale per affrontare a NXT TakeOver Portland l'Undisputed Era Bobby Fish e Kyle O'Reilly in un match 2 contro 2 valido per i titoli di coppia. Quindi questi due match si vanno ad aggiungere già a quelli pre-ufficializzati, ovvero Rhea Ripley vs Bianca Belair, match singolo valido per il titolo massimo femminile di NXT detenuto da Rhea Ripley, e l'altro grande match potremmo definirlo anche Dream Match tra Finn Balor e Johnny Gargano. Quindi insomma c'è tanta carne al fuoco per il prossimo evento speciale di NXT, che appunto sarà il TakeOver Portland, che si svolgerà credo di domenica, dovrebbe essere la prima volta di domenica, il 16 febbraio, sì, di domenica, nella città appunto di Portland, Oregon, al Moda Center. Evento che ovviamente andrà in diretta sul WWE Network. Purtroppo Sky Sport Italia ha, diciamo, la priorità per le puntate dello show giallo-nero, seppur in ritardo di qualche giorno, ma purtroppo non ha il permesso di trasmettere i takeover in lingua italiana. E comunque, a parte questo, per esempio, nell'ultimo show settimanale di NXT abbiamo avuto per esempio una sfida di Finn Balor che ha affrontato e battuto Trent Seven, Shotzi Blackheart che ha avuto la meglio su Deonna Purrazzo, Dijakovic che ha battuto Damian Priest, e poi diciamo c'è stato un face to face con Keith Lee, il nuovo campione nordamericano. C'è stata finalmente la sfida da Tegan Nox e Dakota Kai, e ad avere la meglio è stata la Tegan Nox. La Chelsea Green vs Kayden Carter ha visto la vittoria di Kayden Carter. E poi appunto i Broserweights, Matt Riddle e Pete Dunne, che hanno superato i Gliz e i Young Veterans. Quindi a questo punto lo show giallo-nero ha 2 settimane a disposizione per... Ci potrebbe essere anche un quinto match, come di solito gli NXT TakeOver prevedono quasi sempre 5 match.
O chissà, magari potranno essere sei compresi di un pre-show. Ricordiamo che pre-show che sia, cioè principalmente questa sarà la prima volta di domenica per NXT. Comunque, solitamente i pre-show di ogni evento speciale della federazione vengono resi disponibili anche in forma gratuita sul profilo YouTube ufficiale della WWE. Quindi dicevo, il brand giallo-nero, che a questo punto è il terzo brand della federazione, ha 2 settimane a disposizione per mettere ancora più adrenalina ed entusiasmo nei fan appassionati di questa disciplina, per preparare al meglio il takeover che, ricordiamo, precederà poi Super Showdown in terra saudita, che si svolgerà il 27 febbraio, sì, al King Fahd International Stadium di Riyadh, Arabia Saudita. Bene, per questo videoclip è tutto, per oggi arriverà anche un secondo, come più o meno faccio di solito io, dedicato all'Inter e alla Coppa Italia. Grazie a tutti e ci vediamo tra un po'. Ciao, viva il wrestling, la WWE, ciao!